Diva degli anni 20 e 30, ricordata in una mostra a Taranto. Vestita di rosa, come l'aurora lassù. Anna Fugè, un nome lieve come un sospiro. Incontrastata regina dello spettacolo, fra la fine della prima guerra mondiale e i nuovi bagliori del secondo drammatico conflitto. Famosa anche all'estero, super pagata, 1500 lire per spettacolo nel 1919, disegnava personalmente i suoi abiti di scena, fino ad imporre un look alternativo rispetto al dominio parigino. E si occupava di tutto, la compagnia, le coreografie, i fondali, le musiche. Come in un sogno, perché mentre il tuo cuore riposa. Occhi intensi, sognanti e maliziosi insieme, in scena il carisma di un talento naturale affinato da lunghi anni di lavoro. Un esordio a 8 anni e l'uscita di scena ancora in pieno fulgore, proprio quando l'Italia entrava ufficialmente in guerra nel giugno del 40. Poi un lungo silenzio nell'eremo di Santa Marinella fino al 1966, anno della sua morte. Venti anni dopo, Taranto, la città nella quale era nata, la ricorda con una mostra nelle sale del Castello Aragonese, una mostra interessante, articolata, ricca di documenti e immagini. Una mostra che evoca, con la vita intensa di una donna simbolo, la fine di un'epoca, la fine di un mondo. Cuore, so che vuoi godere. Altri miti irrompono sulla scena, altre stelle occupano il firmamento dello spettacolo. Anna Fugè, forse, l'aveva capito in tempo. Le rose rosse, no!